La crisi non va vista solo in modo negativo, anzi è una opportunità di scelta. La crisi ci mette di fronte a delle scelte, ci mette di fronte a delle necessità di cambiamento. Poi sta a noi prenderle nel modo giusto e crescere, oppure stare a piangere sul latte versato, disperarsi e farci travolgere. Sì. C'è una parte di dolore che è evidentissima, questa è la parte che tutti noi conosciamo. La crisi ci mette sempre di fronte alla sofferenza, una sofferenza spesso crudissima. Nello stesso tempo sottolineo anche l'altro aspetto, cioè la crisi ci obbliga a dare il meglio di noi, ci obbliga a tirare fuori delle risorse inaspettate, ci obbliga a fare dei cambiamenti che magari non avremmo mai fatto in condizioni normali. La crisi, come dicevo prima, è un momento di scelte importanti, di scelte coraggiose che devono andare al di là del noto, perché il noto ha portato alla crisi. Se uno continua a fare le cose che ha sempre fatto, non può uscire dalla crisi, perché è esattamente ciò che lo ha portato nella crisi, che sia una crisi di un'azienda o sia una crisi sentimentale. Comunque, per uscirne bisogna intraprendere strade nuove, coraggiose, creative. La crisi ci chiede elasticità, chiede maggiore elasticità. E invece che cosa succede? C'è un meccanismo psicologico in tutti noi che fa sì che nei momenti di grande difficoltà ci induriamo difensivamente. È un meccanismo che si ritrova anche negli animali, si irrigidiscono, tutti i muscoli entrano in tensione, pronti a scappare o ad aggredire per salvarsi la vita, ma a noi esseri umani questo meccanismo non ci gioca a favore, perché nei momenti di crisi come questa avremmo bisogno invece di pensare, di riflettere, di meditare e poi di essere elastici, di intraprendere strade nuove. Questo irrigidirsi istintivo non va bene per le realtà sociali, è un meccanismo che va bene nella giungla, va bene per gli animali, per salvarsi in guerra quando c'è un nemico che sta sparandoti addosso, allora può valere anche, ma in queste situazioni dove la crisi è sociale, dove la crisi è economica, dove la crisi è sentimentale, questo irrigidirsi non va affatto bene, anzi gioca a sfavore. Quindi occorre rilassarsi, sembra un controsenso ma è indispensabile, occorre rilassarsi, occorre ponderare, occorre esplorare strade nuove, occorre essere più elastici, e questo richiede proprio un sapere affrontare la crisi. Sarebbero necessari proprio corsi, seminari proprio per insegnare alle persone in crisi come affrontarla e come superarla. Per esempio mi sono trovato varie volte con la mia equipe a tenere corsi e seminari su questo tema, proprio trasformare la crisi in una opportunità, e questo è possibile, però non è immediato. La crisi viene vissuta da molte persone, dalla maggioranza, come un fallimento, e quindi c'è una sorta di vergogna nei confronti del fallimento, soprattutto in persone come il protagonista del film, che si identificano molto nel proprio ruolo. Ma il problema è che nascondere la testa sotto la sabbia, come fa lo struzzo, non impedisce in realtà agli altri di vedere il problema, anzi lo rende, se vogliamo, ancora più grottesco. Quindi è importante in questi momenti parlarne, è importante per esempio anche l'apporto che possono dare dei counselor, dei consulenti specializzati proprio sulle crisi a vari livelli, anche per esempio le crisi di relazione. Non ci facciamo avvolgere da un pensiero ossessivo tendente a controllare tutto ciò che tra le altre cose neanche sappiamo, e cerchiamo invece di rimanere calmi e cerchiamo di individuare le nuove opportunità nel cambiamento, sicuramente questo ci può portare a situazioni diverse, ci può portare a scoprire possibilità diverse che nella staticità naturalmente non avremmo mai individuato. Siamo bombardati da tutta una serie di cambiamenti anche molto cruenti e molto invadenti, definiamolo così, e quindi siamo spaventati. Ecco perché è fondamentale cercare di non preoccuparci, ma di occuparci di ciò che noi possiamo fare nella nostra dimensione. E questa è la cosa importante che noi dobbiamo focalizzare: accogliere l'imprevedibilità, ma non per annichilirci e fermarci, ma per godere il momento che c'è, che in questo momento esiste, è il qui ed ora. L'imprevedibilità crea il cambiamento, crea anche il stimolo, dare spazio alla creatività, dare spazio alle possibilità,
è un'attività fondamentale dell'essere umano a livello vitale. La paura ci ferma in una staticità, perché noi cerchiamo di fermare le cose per stare tranquilli, ma nella staticità però c'è un abbassamento di umore. Abbiamo una grande difficoltà ad accettare il concetto dell'imprevedibilità, ma il concetto dell'imprevedibilità è il concetto della vita. Noi non sappiamo cosa succederà, è proprio fare i conti ed accogliere l'imprevedibilità che ci può portare a ritrovare le nostre energie. Se noi cerchiamo di fermare le cose per illuderci di poter stare tranquilli, nella realtà stiamo fermando la nostra vita. Dobbiamo accogliere i cambiamenti, anche se ovviamente ci spaventano, perché questi che stanno intorno a noi sono dei cambiamenti assolutamente allarmanti e destabilizzanti, per costruire nuove opportunità, perché possiamo assolutamente trovarle. Se noi cerchiamo soltanto le rassicurazioni, non diamo spazio a stimoli vitali, che sono la creatività, che sono l'esplorazione, che sono la curiosità. E bloccare gli stimoli vitali di un essere umano significa anche intervenire a livello chimico nell'abbassamento di produzioni di altre sostanze, tipo la serotonina, che è invece alla base del nostro umore. Quindi l'andare dietro ad un cambiamento, cercando di accoglierlo per trovare la possibilità di nuove situazioni, di nuove opportunità, è la vita stessa. Dobbiamo spostare l'attenzione non sulla paura di perdere ciò che abbiamo, ma il paradosso è spostare l'attenzione su quello che invece potremmo acquisire, che è un fatto più che altro emotivo, mentre noi siamo abituati a considerare il benessere in cose materiali. Dobbiamo ritornare a concetti aristotelici, dove il benessere è uno stato emotivo, e quindi è ovvio che è un cambiamento strutturale molto importante. Non credete a ciò che pensate, perché il pensiero è costruito in relazione ad un'emozione. Allora, se la nostra emozione è di paura, noi penseremo e struttureremo dei pensieri estremamente logici sulla paura, e quindi la paura si amplificherà. Quindi dobbiamo cominciare prima di tutto a renderci conto che evidentemente abbiamo paura, e quindi prima di tutto guardare le cose al di là della paura. A quel punto possiamo pensare, questo fa parte della instant therapy, imparare a destrutturare un pensiero ansiogeno per poter organizzare un pensiero aderente alla realtà. Quindi non fidatevi di ciò che pensate, cercate di entrare in contatto con la vostra emozione. Se vi rendete conto che avete paura, prima dobbiamo calmare la paura e poi possiamo cominciare a pensare per vedere tutto ciò che di positivo è intorno a noi.